Boker Tov, Boker Ormo, Adim Nesimcha, Hagim Uzmanim Nesasson, care ragazze, e oggi siamo il 19 di Nissan, 10 aprile, come di consueto ci lanciamo sul Yom Yom, sempre Leilui Nishmat Reuven Ben David, o Leilui Nishmat Binyamin Ben David, e oggi che è la vigilia della dipartita di mia sorella Miriam Bat Rachel, Ve Yoshua, Ve Yeshua, Zichrona Livracha, Zichrona Livracha e Zichrona Livracha mio padre, e il Mashadish di Padere Chetovim, e Nishmat Yeshua ben Isa, e Nishmatan Tzurura Vitzrora Chaim Yizichran Baruch. Ok, andiamo. Allora, il Balatania, non Balatania, perdono, il Rebbe Yatzno, che scrive a nome di suo suocero, come dico e ricordo sempre il Yom Yom. Dunque, il nome del Rebbe Ragazzi dice che a sua volta suo padre aveva una volta ampliato il concetto del Manishtana, no? Le famose quattro domande, no? Del sede. Allora, com'è che questa notte, cioè notte vista come ultimo esilio, no, di Israele, perché l'esilio paragonato alla notte è diversa da tutte le notti, dunque da tutti gli esili precedenti. Dunque fa il paragone tra notte, perché nel Manashana Mandishtana Halaila Zenikola Lelot, che differenza c'è tra questa notte e le altre notti? Allora il padre appunto del re dice: qual è la differenza tra quest'ultimo esilio e gli altri esili paragonati appunto alla notte? Allora, nelle altre notti, cosa diciamo nella Agada? Non si immerge. Matmilim è un termine in ebraico usato anche per l'immersione rituale, no? In un mikve, no? Per tfilat kelim, la tfilat del corpo, no? Allora, non si intinge neanche una volta, cioè la purificazione non è stata ancora completata negli altri esili precedenti, visto che appunto ne sono seguiti altri. Ma questa notte, dunque dopo l'ultimo esilio, prestissimo Amen, ci si immerge addirittura due volte, dunque la purificazione dunque del corpo e la rivelazione dell'anima. Abbiamo questi due stadi. Poi abbiamo, nelle altre notti, mangiamo chametz o matzah. E allora, adesso il paragone: in ogni esilio precedente, la nostra avodà, il nostro servizio divino, faceva evolvere la nostra anima spirituale verso Kadosh Baruch Hu. E la mazzà, no? Abbiamo Chametz, no? E mazzà. La mazzà, come sappiamo, è il simbolo dell'annullamento totale del sé. Dunque, la nostra anima animale, invece, che è il Chametz, l'ego, la consapevolezza. Dunque, allora, nelle altre note abbiamo sia l'ego nello gonfio, sia ogni tanto un po' di annullamento. Ma questa notte, cioè dopo l'esilio ultimo, si mangia solo mazzà, perché lo spirito di impurità, come sappiamo, verrà eliminato completamente dalla faccia della terra, dunque l'ego non esisterà più e ci sarà solo la mazzà, solo la sottomissione totale, l'annullamento totale verso la volontà suprema divina. Poi abbiamo, nelle altre notti, mangiamo diverse verdure. E allora, cos'è il paragone qua? Il volto di una persona gelosa diventa verde. Terte, no? Di invidia si dice, il colore che simboleggia l'invidia. Dunque, durante i precedenti esili vi erano varie forme di invidia, per esempio l'invidia competitiva tra gli studiosi di Torah, che questa è, allora sappiamo che tutto quello che Hashem ha creato nel suo mondo, anche attributi, qualità, difetti, in realtà tutto si può usare per il bene. Dunque, anche l'invidia che normalmente quella che ha portato al primo omicidio della storia e a milioni di altri omicidi nel corso dei millenni, ma l'invidia, kinat sofrim tarbe chochma, l'invidia degli studiosi aumenta la saggezza, dunque è un'invidia positiva. Dunque in ogni cosa c'è il lato positivo. Allora, qual è l'invidia positiva? È quella verso gli studiosi, che è quella che porta a studiare di più, a dunque, questa notte, dunque, dopo l'ultimo esilio, solo maror, verdura amare,
quel tipo più intenso di invidia, come appunto la dichiarazione del Talmud, che nell'Olam Abba ogni tzaddik sarà consumato dal baldacchino del suo compagno, nel senso di Kedushah. Arriviamo adagiati e non adagiati, non nelle altre notti mangiamo seduti o adagiati. Allora, mangiare cosa indica? La gioia spirituale, ok? Nelle rivelazioni, dunque, che derivano dunque dall'esilio, c'è questo ta'anug, questo godimento, goduria, piacere, no? Poi c'è l'estensione, il ta'anug manifesto, dunque questo piacere chiaro, e niente oltre. Dunque, attraverso la Vodà, dunque il servizio nostro, il nostro sforzo, alcuni raggiungono il ta'anug e altri invece la sua estensione. Questa notte però, dopo l'ultimo esilio, siamo tutti adagiati, Be'ezrat Hashem prestissimo. Dunque, questo esilio finale, tutto il popolo di Israele raggiungerà la quintessenza del Tanug, cioè il Tanug, il godimento, il piacere allo stato puro e eccelso. Be'ezrat Hashem, in Klushah Vetarah, sempre, ovviamente. Questo per quanto riguarda la Yom Yom di oggi, bellissimi questi paragoni. E passiamo al Humash. Dunque, riprendiamo Humash Vaikra, Parashat Shmini. Allora, siamo a scena. Allora, successivamente abbiamo. Allora, oggi è breve. Abbiamo pochi. Allora, mi soffermo solo su due Rashi 22-23. Intanto riparto da 17, Tov. Allora, successivamente presentò la Minchah, dunque, ricordate, siamo nell'ottavo giorno dell'investitura, e dunque continuiamo dunque la descrizione di questa investitura. Dunque, successivamente presentò la Minchah. Se ne riempì con le tre dita, con tre dita il palmo, la bruciò sull'altare, facendo tutto ciò dopo aver offerto l'olah del mattino. Poi scannò il bue e il montone, sacrificio shlamim per il popolo, e i figli di Aaron gli porsero il sangue e lo spruzzò sull'altare intorno. Presentarono anche le parti di grasso del bue e del montone, la coda grassa, il grasso che ricopre l'interiora, i reni, il diaframma con parte del fegato, posero le parti grasse sui petti e Aaron bruciò le parti di grasso sull'altare. Prima che venissero bruciate, Aaron agitò i petti e la coscia destra, come tnufà davanti a Hashem, così come Mosè aveva comandato. Ragazzi, parola per parola. Pagina 448, capitolo 9, passo 17, Tov, Parashat Shmini. Vayakrev et ha-mincha, vayemalecha po mimena, vayakter ala mizbeach milvad olat ha-boker. Vayishchat et ha-shor ve-et ha-ayil, zevach ha-shlamim asher la'am, vayamtziu bnei Aaron et adam la'av, vayizrekehu ala mizbeach saviv. Ve-et ha-chalavim min ha-shor u min ha-ayil ha-aliyah, v'amchaseh ve-ha-kliyot ve-yoter et ha-kaveh. וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבח. ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרון, תנופה לפני אדוני, כאשר ציווה משה. אקוי הריביאמו על הבליסימה ברכת כהנים. אהרון סולבו לסוימני, כולו כבימן דויו תותי ג'ורני, נון דל בית המקדש, מה פרסטו דל בית המקדש, מה שרימו תותי נסיעי מהלורה. דל מקדש מעט נועם ויאמונטי קוקול. Di Milano, intanto. Allora, Aaron sollevò le sue mani verso il popolo, li benedisse, poi discese dall'altare dove aveva fatto il Tottat, l'Olah e l'Ishlam. Allora, questa benedizione sacerdotale, che è la famosa Birkat Kohanim, che ritroviamo appunto in Bamidbar, riportato, c'è anche la Gemara di Masachet Sotah che ne parla. Come, vediamo appunto dentro il Rush un attimo, guardate 22 ragazze, che siamo dunque a destra, pagina 450 a destra, terza riga. Vayevarechem, Birkat Kohanim. Dunque, com'è che li benedizze? Proprio con la Birkat Kohanim. Yevarechecha, Ya'er e Issa. Ok? Yevarecha Hashem Vishmerecha, Ya'er Hashem Panavedecha, Fonneka, Issa Hashem Panavedecha, Vesamrecha Hashem. Vayered me'ana Mizbech, e scese dal Mizbech. E 23, ultimo passo di oggi, Mosè entrò nella tenda del convegno insieme ad Aaron per mostrargli il rituale dell'incenso, poi uscirono, benedissero il popolo e la gloria di Hashem.
apparve a tutto il popolo. Allora, vediamo però questo Rashi un attimo. Allora, Moshe e Aaron entrarono. Rashi si pone la domanda, ma perché entrarono? Allora, Rashi riporta, perché è molto importante riportare quando si racconta o si spiega un passo della Torah o quant'altro, bisogna sempre riportare la fonte. Perché è scritto appunto nella Mishnah, Mevi Geulah l'Olam, porta salvezza al mondo. Dunque anche Rashi, vediamo spesso, riporta, cioè quando riporta la Gemara, dice: allora, ho trovato quanto segue nella sezione relativa all'investitura in una braita aggiunta alla versione della Torah Kohanim che abbiamo in nostro possesso. È la fonte riportata in Sifra Shmini Parashat 30, subito dopo il capitolo di Minuim dedicato all'investitura dei Kohanim, equivalente alla dedicazione del Mishkan. Domanda: perché Mosè entrò insieme a Aaron? Risposta: per istituirlo riguardo al rito dell'incenso, come avevamo già accennato. E però Rashi continua, dice: no, un attimo, oppure entrò per un altro motivo e non solo per istituirlo riguardo al rito dell'incenso? Allora dice Rashi così: ecco come io ragiono, vi rivelo il mio modo di ragionare. Allora, la discesa da Misbeach e l'entrata nella tenda richiesero entrando una benedizione. Dunque, sia la discesa di Aaron da Misbeach, menzionata nel passù precedente, che abbiamo letto insieme, che infatti con la, appunto, Birkat Kohanim, che l'entrata insieme a Mosè nella tenda del convegno, ricordata in questo passù, furono accompagnate da una brachata, una benedizione per il popolo. Dunque, come la discesa faceva parte del servizio culturale, così ne faceva parte anche l'entrata, non solo la discesa, ma anche l'entrata. Ecco allora, dice Rashi, che hai appreso perché Mosè entrò insieme a Aaron per istituirlo riguardo al rito dell'incenso. Dunque, secondo la tradizione, l'unico rito eseguito in quel giorno nel Mishkan era appunto dell'Aktor. Abbiamo però un'altra interpretazione, che dice che quando Aaron, sempre riportata da Rashi, vide che erano state presentate tutte le offerte, stati compiuti tutti i riti, e tuttavia, malgrado ciò, la Shekinah non era discesa per Israele, ne ha provato dispiacere, logicamente, umanamente, e diceva: io so che HaKadosh Baruch Hu è adirato con me, e per causa mia la Shekinah non è discesa per Israele. Infatti, vi ricordate all'inizio quando abbiamo parlato del Corban, no? All'inizio della Parashah, che doveva portare per espiazione, vi ricordate, abbiamo letto ieri, del vitello d'oro. Ecco perché anche era un vitello. Vi ricordate? Andate dietro a pagina 449, Passuk 7. Mosè disse a Aaron: avvicinati all'altare senza timore e offri il tuo sacrificio del vitello come hattat, perché anche vitello, perché lui, Aaron, aveva fatto il vitello volontariamente, eccetera, eccetera, ci mancherebbe, però di fatto l'ha fatto. Allora doveva far espiare, dice: sarà che Hashem è ancora adirato. Poi c'è stato anche che Hashem gli ha preso i due figli, non dimentichiamo, i due figli primogeni. Allora dice: basta, è per colpa mia che Hashem non porta la Shekinah. Disse dunque a Mosè: fratello mio, tu ti sei comportato con me in modo tale che io sono entrato nella tenda e poi ne ho provato vergogna. Cosa fa Mosè? Questa seconda interpretazione, perché la prima interpretazione, abbiamo detto, è che Mosè è entrato con lui per istituirlo riguardo al rito dell'incenso, dell'actore. Secondo invece l'altra interpretazione, la seconda versione, è che è entrato Mosè con lui assieme, e insieme implorarono la misericordia divina e finalmente la Shekinah scese su Israele. Questo secondo il Sifra. Poi uscirono insieme, una volta che Hashem ha ascoltato, ha risposto alle loro preghiere, e che Hashem risponda a tutte le nostre preghiere, amen, e poi benedissero il popolo. E cosa dissero? E qui andiamo al Teilim 90, passo 17: sia la dolcezza di Hashem, nostro Dio, su di noi, che è il versetto conclusivo del Salmo, che la tradizione appunto considera come preghiera di Mosè.
e sia volontà di Hashem che la Shekhinah si posi nell'opera delle vostre mani. Ciò avvenne perché per tutti i 7 giorni dell'investitura, durante i quali Mosè eresse la dimora e officiò in essa, smontandola quotidianamente, non vi si posò la Shekhinah. Perché noi cosa siamo? Parashat Shmini, 8° giorno, l'8, ma dunque ci sono 7 precedenti che abbiamo visto in un'altra parashat. 7 giorni precedenti, niente, la Shekhinah non scende per Israele. A quel punto i ministri si vergognavano e dicevano a Mosè, il nostro maestro, ci siamo sobbarcati tutta questa fatica, perché, oh ragazzi, non era roba da poco tutta questa costruzione del Mishkan e tutti i Kerim, eccetera. Ci siamo sobbarcati tutta questa fatica perché la Shekhinah si posasse in mezzo a noi e noi potessimo sapere che è stata espiata a nostro vantaggio la colpa del vitello, perché dal momento che scende la Shekhinah, ok, è come la firma di HaKadosh Baruch Hu, ok, vi ho perdonati veramente. Al che Mosè rispose, questo è ciò che Hashem ha comandato che facciate, così si manifesterà a voi la gloria di Hashem. E come abbiamo visto nel 6° passuk, Aaron, mio fratello, è più degno e importante di me. Allora, un attimo che volevo farvi vedere, un secondo. Allora, tornate ancora un secondo, pagina 449. Allora, così dovete fare. Ricordiamo, rinfreschiamo la memoria, cosa che devono fare? Andiamo al passuk 6 del capitolo 9, quello che abbiamo letto ieri. Mosè disse, questo è ciò che Hashem ha ordinato di fare, e quando lo avrete eseguito vi apparirà la gloria di Hashem. Dunque, Hashem vi ha già dato le direttive, no? Dunque, Aaron, mio fratello, conclude Mosè, dice, è più degno e importante di me, perché in virtù delle sue offerte, cos'è che c'è scritto nel passuk 6? Così farete. E cosa intende? Delle offerte che poi abbiamo letto, no? Tutte le offerte che devono portare. Ma offerte che devo portare chi? Aaron. Dunque, visto che queste offerte, chi ha il compito di offrirle è Aaron, dunque è segno che Aaron, mio fratello, è più degno e importante di me, perché è in virtù delle sue offerte e del suo culto che la Shekhinah si poserà in mezzo a voi. E voi saprete allora che Hashem lo ha eletto. Allora, questo riporto il Sifri. Nel giorno in cui venne eretto il Mishkan, quello stesso giorno, la Shekhinah si posò sull'opera delle mani di Aaron. Infatti, durante tutti i 7 giorni, appunto, come abbiamo visto, della dedicazione in cui era Mosè che officiava, la Shekhinah non si posò mediante Mosè. Finché venne Aaron, officiò con le vesti del Kohen Gadol, e solo dopo, e mediante lui, finalmente, la Shekhinah si posò. Allora ci fu gioia alla presenza di Hashem in cielo, come il giorno in cui furono creati il cielo e la terra. Tantarara! Chazak Baruch, ragazze! Fantastiche! Voi potete dire una a una, noi abbiamo una fan, Rachel, René, Francesca, Rossella, tutte, la lista è lunga, Baruch Hashem. Una a una, avete una fan e sono io la vostra fan. Vai, lanciamoci nel Tania, ragazze. Vi stimo, vi ammiro. Allora, siamo 19 del mese, dunque siamo a pagina 113, metà pagina, da Vehine Afnisce Gambimo Hube Marshafto e Nomar Gish. Ci siete, ragazze? Ok. Allora, adesso, caso in cui, allora abbiamo parlato di questo timore latente, innato in ogni anima di ogni ebreo. Se una persona non sente nemmeno nella mente e nel pensiero timore o vergogna per le scarse capacità della sua anima, perché come ho detto ci sono livelli di anima, che è stata ricavata all'origine dai più bassi gradi delle 10 sfirot, del mondo più basso dei 4 mondi, che è il mondo dell'azione, servendo, no, perdono, tuttavia, dal momento che la sua intenzione, però, servendo Hashem, è stata di servire il re, il re dei re, è un servizio perfetto, addirittura. Poiché
Timore e servizio, dunque lavoro, contano come due mitzvot, dunque due precetti, nel totale delle 613 mitzvot. E non si intralciano l'uno con l'altro, cioè sono due mitzvot a sé stanti. Ok? Dunque c'è la Avodat Hashem e la Yirat Hashem. Anzi, adempie veramente anche alla mitzvah di Yirah, in quanto la Yirah, il timore, si inserisce tra i suoi pensieri, perché è da lì che parte la Yirah. Il timore da dove parte? Parte da uno sforzo intellettivo, che poi, dunque, dal cervello passa al cuore, dunque alle emozioni, ma prima fase, intelletto. Dunque, adempie veramente dunque, la mitzvah del timore, in quanto il timore si inserisce fra i suoi pensieri, poiché ad ogni modo, in quel periodo, in quell'istante, ok, incombe su di lui il timore di Hashem. Simile, dice Baratagna, perlomeno al timore che si prova in presenza di un comune mortale, anche se non è re. Quando, per esempio, si è osservati da qualcuno, allora uno si comporta in modo diverso, giusto? Dunque, a causa sua ci si astiene da fare qualunque cosa che apparirebbe sconveniente, no? Ci sono cose che uno forse farebbe o fa quando nessuno lo vede. Però quando è Grande Fratello, c'è cioè questo video, è diciamo, seguito o visto in presenza o altro, allora ovviamente si astiene. E questo si chiama timore inferiore, ovviamente. Come Rabbi Yohanan ben Zakkai disse ai suoi discepoli, bellissimo questo, riportato nel Masechet Berachot 28b, possa essere la volontà di Hashem che il timore del cielo incomba su di voi come il timore per un essere umano. Sapete infatti che quando una persona commette un peccato, dice a se stesso, spero che nessuno mi veda. Dunque, cioè se già arrivate a quel livello di timore, già, non è male. Dunque, questa categoria di timore inferiore viene appunto definito ir'atata, timore inferiore, e ir'atchet, timore del peccato. Dunque, non è ancora saggezza, come abbiamo parlato nel terzo capitolo, mentre il timore di natura superiore è quello che consiste nel pudore, cioè tutto un altro livello. E ci sono infatti, abbiamo detto, dunque, due tipi in grandi linee di due generi di timore, che sono timore inferiore e timore superiore, e poi vabbè. Allora, senza però nessun timore di nessun genere, non c'è la possibilità di slanciarsi verso l'alto col solo amore. Allo stesso modo, come l'uccello non può volare con un'ala sola, perché timore ed amore, questo l'abbiamo visto nel Tanya dei giorni che era Hag, che non ho potuto fare con voi purtroppo, però spero che in un modo o nell'altro avete fatto. E lì si parlava delle ali. Dunque, amore e timore sono le ali, ok? Dunque, come un uccello non può volare con un'ala sola, e visto che timore e amore sono paragonati alle due ali, come spiegato proprio in Tikkunim, allora il solo timore è una sola ala. Dunque il servizio di Hashem non può salire in alto anche se è chiamato servito di un servo, ok? Infatti ci devono essere le qualità filiali per ridestare in una certa misura l'amore naturale che è latente nel cuore della persona, di modo che ne divenga perlomeno conscio nella sua mente e si renda conto del suo amore per l'unico Dio, dalla sua intenzione, dal suo desiderio di attenersi a Kadosh Baruch. Dunque questa deve essere la kavanah, l'intenzione, quando studia Torah o attua una singola mitzvah, che la sua anima divina, e in questo caso pure l'anima animale tramite la quale può di fatto attuare la mitzvah, assieme alle loro vesti, si attengano ad Kadosh Baruch, come poi spiegato aveva già spiegato nei capitoli 23, 35, 37 e rivedremo, e anche nel capitolo 14. Questo è il Tanya di oggi. Leggiamolo un attimo dentro, visto che questo per il Chag facciamo proprio il Fittat, come Dio comanda. Vedi,
Afni, Shegam, ci siete? Sono in mezzo alla pagina, Nun Zain 113. Vini, Afni, Shegam, Bemochov, Mashato, e Nomargishu, Ira, Ubushami, Pneprchitut, Erech, Nafshomi, Makor, Chutzva, mi madregot, Achtum, Not, Deser, Sfiro, Deasia. Afantich, מאחר שמתכוון בעבודתו כדי לעבוד את המלך, הרי זו עבודה גמורה, כי יראה ועבודה נחשבות לשתי מצוות במניין תרי"ג, ואינן מעכבות זו את זו, ועוד, שבאמת מקיים גם מצוות יראה במה שממשיך היראה במחשבתו, כי בשעה ורגע זו על כל פנים מורא שמיים עליו, על כל פנים כמורא בשר ודם, הדיוט לפחות שאינו מלך המביט עליו, שנמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו הגון בעיניו, שזו נקראת יראה, כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם וכולי. תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם וכולי, רק שיראה זו נקראת יראת תתא, ויראת חטא, שקודמת לחוכמתו ויראה אליה, הוא ירא בושה וכולי. אית יראה ואית יראה חול. אבל בלי יראה כלל, לא פרחה לילה באהבה לבדה. כמו שהעוף אינו יכול לפרוח, סונה לסקונדה ריגה די פאג'ינה שנדובה. כמו שהעוף אינו יכול לפרוח בכנף אחד, התחילו רחימו הן טרין גיטפין, כמו שכתוב בתיקונים, וכן היראה לבדה. היא כנף אחד ולא פרחה בה לילה, אף שנקראת עבודת עבד. וצריך להיות גם כן בחינת בן, לעורר אהבה טבעית על כל פנים, המסופרת בליבו שתהיה בהתגלות מוחו על כל פנים, לזכור אהבתו לשם אחד במחשבתו וברצונו לדווקא בו יתברך. וזאת תהיה כוונתו בעסק התורה או המצווה הזו, לדווקא בו נפשו האלוקית והחיונית ולבושיהן, כנזכר להן. חזק וברוך על בלתניה. אסנטיאמו, לנוסטרה קריסימה רנה. ביי. Oggi ne abbiamo 19 di Nissan e si va dal Tevet 90 a 96, compreso. E vai 90? Allora, un attimo, opla. Non so se avete notato, cosa abbiamo, chi si ricorda, vi ho riportato nel Rashi un salmo, che è il salmo della Brachà che Hashem ha dato. Quale salmo? 90, 90, 17. Adesso lo leggiamo anche nel film di oggi, Ashgaha Pratiti, la Il, come sapete tutto. 90. Allora, tutti insieme. Filale Moshe Ish Ha'elohim, Adonai Ma'on Ha'italan V'dor V'dor, Beterem Harim Yuladu V'tcholel Eretz V'tevel, U'me'olam Adolam Atael, Tashev Enosh Ad-Daka V'tomer Shuvu Bnei Adam, Ki Elef Shanim Be'enecha K'yom Etmol, Ki Avor V'ashmura V'alayla, זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף לערב, ימולל ויבש, כי חלינו באפיך ובחמתך נבהל, שתה עוונותינו לנגדך, עלומינו ממאור פניך, ככל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוהבם עמל באבן, כי גז חיש בנעופה. מי יודע עוז אפיך, וכיראתך עברתך. למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה. שוב אדוני, עד מתי, והנחם על עבדיך. סבינו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, ונרננה. ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כמות איתנו, שנות ראינו רעה, יראה לבדיך פעוליך, והדרך על בניהם, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננו, וקוויסטו פסוק אפונטו, ריפורטטו, דרש נחומה של הברכה, כמשה הדעתו אפונטו עם ישראל, פוסה לגרציה די השם, נפרודיו אסר אסו דינוי, consolida per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani, rendi stabile l'opera delle mani, perché appunto dopo tutto sto lavoro, sta fatica che si erano addossati, volontà di Hashem ovviamente, allora per favore consolida l'opera delle nostre mani e la rendila stabile ponendo la tua scena. 91. Leilu nishmat achoti Miriam bat Rachel be Yeshua
Tienish matat surorab srora chaim yene ezer chabaruch. Questo si fa anche nei funerali, questo perek si usa a leggerlo. E secondo il Talmud Shavuot 15b definisce questo salmo il canto delle piaghe. Chi lo recita con fede in Hashem sarà da lui aiutato nel momento del pericolo. Questo salmo Moshe parla del credente fedele che trova rifugio all'ombra di Hashem, perché Hashem è il vero eroe al quale Hashem, dunque, egli è il vero eroe al quale Hashem promette una lunga vita e la salvezza dopo la morte. Il salmo è dedicato alla tribù di Levi. Secondo Midrash, Moshe compose questo salmo il giorno in cui completò la costruzione del Mishkan. Non a caso ve l'ho letto. Ok. Yoshev Beseter Elion, colui che sta al riparo dell'Altissimo, chi non si cura della protezione dell'uomo, ma cerca rifugio solo in Hashem, sarà ricompensato, potrà occuparsi di perseguire la saggezza e la santità, poiché sarà la provvidenza divina a proteggerlo da coloro che vorranno fargli del male, e sarà preservato dalla malevolenza degli altri. Amen. Ken Yerazzo. Amen. Yoshev Beseter Elion Betzel Shaddai Itlona. אומר לאדוני, מחסי ונצודתי, אלוהי יפתחו, כי הוא יציל לך מפח יקוש, מדבר רבבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרנתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישוד צהריים. יפול מצידך אלף ורבבה ממנך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושינומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה ונגע, לא יקרב בעוליך. כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך, פן תגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנים. כי בי חשק ואפלתיו, אסגבהו כי יד השמי. יקראהו עיני ואענהו, עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. Orechamim, asbiu, vereu, ishu. Mizmor shir leyom ha-shabbat, om leodot l'adonai, ulezamer lishimcha elyon, leagid baboker chazdecha, ve'emunatecha, alilok, ale asor, ale yayom vechinam. Rachel, tu hai un altro modo di cantarla? O è questo? Ma è un po' diversa, ma non importa. Vai, vai, no, sentiamo la tua. No, mi aiuti. Allora, Mizmor Shile Yom HaShabbat, Leodot L'Adonai, Zamer L'Simcha Leon, Le'agid Baboker Chasdecha, Ve'emunatecha Balelot, Al Yasor Ve'alenaver, Al Kinnor Be'Kinnor, Ve'Gion Be'Kinnor, Ki Samchatani, Atteni Adonai Be'Faleka, Ve'Masei Adecha Aranen, Mage Delu. מה הגדלו ועוסק אדוני, מה כשבותיך ישפר לו ידי, יכסי לו יבין את היות בפירו, שמים כמו עושה, ועזי כל פועל לאוון, מלי שם גם עד יד, ואת המרום לעולם אדוני, כי הנה הוא יבק אדוני, כי הנה כיובדו יובדו, יתפרה כול פועליך אוון, ותרם קירם קרני, בעלות בשם בן רענה, פת אמת אני בשורי, כבקמים עליי, מרעים תשמח נא אדוני. צדיק כתמר, צדיק כתמר אפרה, כארן בלבנות ישיהם, שעתו לי בבית אדוני, וקצרות אלוהינו יפריעו, עוד ינוהון בשיבה דשנם ורחמים אדוני, להגיד כי ישר אדוני זורי ולא אסלת בו. פנטסטיקה. Allora rileggo senza la canzone, fantastica. Mizmor shir leyom ha-shabbat, tov leodot Adonai lo'zamer lishimcha elyon, leagid baboker chasdecha ve'emunatecha balelot, ale asor ve'ale naveh, ale higayon ve'chinor, ki simchatani Adonai befaoleha ve'maaseh yadecha ranim, magad ve'maaseh Adonai מאוד ענקו מחשבותיך, איש בער לא יודע, וכסין לא יבין את זאת, לפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אוון, להישם דם עדי עד, ואתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פועלי אוון, ותרם קרעם קרני, בלותי בשמן הרענן, ותבט עיני בשורי, וקמים עלי מרעים, תשמענה אוזני,
צדיק, כתמר יפרח, כרס ברבנון נשגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינבון בשיבה דשנים ורעננים, ולהגיד כי ישר אדוני צורי ולעולת אבות. אדוני מלאך, גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזר, אף תיקון תבל, בלתימון נכון כי סחה, מהזמונה מטה, נשאו נערות אדוני, נשאו נערות, כולם יישאו נערות דופיה. מקורות מים רבים אדירים משברי עם, אדיר במרום, אדוני, עדותיך, נמנו מאוד לביתך, נבא קודש אדוני, לאורך ימים. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיעה, הנשא שופט הארץ, השם גמול על גיל. להשם, להשם, הישועה, הישועה, למה מלכתך עשה לנו, לא תרובת את הרכב הפרטי דלה קנצוני, דל קמפייג'ו די כואן דורו במיר. אני טנטו תורנה לאינפנציה. עד מתי רשעים אדוני, עד מתי רשעים יעלו, זו יביעו, ידברו עתה, כי תאמרו כל פועה עליה, ונמך אדוני ידקו, ונחלתך יענו. אלמנה וגר יערוגו, ותומים ירצחו, ויאמרו, לא יראיה, ולא יביעו. דין אלוהי יעקב, בינו בוערים בעם, חסידים מתי תשכילו, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יפית, היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת, אדוני יודע מחשבות אדם, כי הם עוול, אשרי הגבר אשר תעשרנו יאו, מתורתך תלמדנו, להשקיט לו ממרה, עד יקרא לרשע שח, כי לא יתוש, אדוני אמו ונחלתו לא יעזוב, כי לא יתוש, כי לא יתוש השם אמו, כי לא יתוש השם אמו ונחלתו לא יעזוב, השם מושיע המלך בינינו, השם מושיע המלך בינינו, המלך יעמינו ביום קורנו, אנקי קווי לסקונדה פארטה נורא לדעת סוויה, תודה לקצור. וריפורטו קומה נמפרנציה עוד, quindi cite vav chi accede che su mispar da harav con ishri lev mi akum ni meri mi tetze vin pole av lule adonai zratali kim at shakhna bin nafshi im amarti mata ragli khazdekha adonai adeni berof sar apai bekirbit anfumekha yeshashu nafshi hayechovrekha kise avvot yotzer amal alechok yagod ol nefesh tzadik vedam dakir shiu vayi adonai li lemisgav velohai letzur machsi vayashev alehem et onam uvratam yatzmitem יצמתם, אדוני אלוהים. ריטורניאמר שבת, על הקבלת שבת, לכו נרננה. זה מרצה נובנתא צ'י. לכו נרננה לאדוני, נריה לצור אישנו, מקדמה פנה ותודה, וגירות נריה לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות ערים לו, אשר לא היה והוא עשהו, ויבש את ידיו יצרו, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושינו, כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פאו לי, 40 שנה עקוד בדור, ואמר המתואל לבבכם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואוני מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, נובן פסי צדיקה. שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלא אותם, כי גדול אדוני מולן מאוד, וראו על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים מלינים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד בעוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובולך עצרותה, והשתחוו לאדוני בהדרת קודש, חינו מפניו כל הארץ, אמרו בבו עם אדוני מלאך, אף תיקון תבל בלטימות, ידין עמים ומשרים, ישמחו השמיים ותגר הארץ, ירעם הים ומלוא, יעלוז שדי לכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני, קיבה, קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמתו. וקוויסטו פר אונג'. Stavo andando al tranza, ci ho preso gusto. Andiamo. Sfutta Rabbi Melech HaMashiach, Yagen Alai, Ve'al Kol Ohavai, Ve'al Kol Mishe, Ve'shem Yisrael Yekuneh, Ve'al Kol Ohavei Ve'tomchei Yisrael. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו, בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעיו, הדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טובה. זכות הרבנית הצדקנית, הנהלה ועל כל הרבה וחמיש ושם ישראל. נה?
והכל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד ברתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיהיה חוננו, חונן אדוני חוננו, כי רב סבנו בוז, רבת סבלה נפשנו על הג השננים הבוז לגאי יוני. Allora, volevo ricordare che, come vi ho messo nel gruppo ieri, Edoardo Youssef ha perso il papà e dunque volevo anche dedicare, ricordare signor Giovanni Marascalchi, pace all'anima sua, come si dice, che ha portato al mondo Youssef Edoardo, che non solo il nostro tecnico, è anche il marito della nostra carissima Nicole, parte integrante del gruppo, lei e i suoi bambini, Shubrin Pulam, e i loro bambini. E noi tutte, con emozione profonda, ringraziamo Giovanni che adesso sta arrivando da Kadosh Baruch Hu, e come appunto messo appunto la, ci saranno i funerali domani mattina, dunque tornerà da Hashem e grazie noi tutte, decine, centinaia, perché ci sono i miei corsi, ma ci sono i corsi di mio fratello la domenica, ci sono i corsi di Rav Miki, diversi corsi, dunque veramente centinaia di persone che seguono questi corsi, che vengono diciamo registrati su YouTube grazie a Youssef Edoardo, tra le altre grandi mitzvot. Io lo ringrazio anche personalmente perché 2 anni fa mi ha onorato andando al funerale di mia sorella, che io, no, essendo in Italia, non ho potuto andare perché è mancata giovedì notte, il funerale era già venerdì. Era anche il periodo del Covid, dunque sapete tutti i documenti che ci volevano, dunque già bene che siamo arrivati per la Shiva, però lui è andato, questa non me la dimentico, e per questa grande mitzvah e tutte le altre mitzvot, che suo padre abbia un aliat neshama vicino a Hashem, e un abbraccio virtuale forte nostro di tutto il gruppo e di tutte le decine di persone che grazie a lui seguono anche in differita le lezioni di Torah. E dunque questo ci tenevo per Youssef Edoardo Marascalchi, Sheba Rishi, Badere Femtovim, Baruchi. Un abbraccio fortissimo a tutte voi, chi mi può, chi può onorare piuttosto la memoria di mia sorella partecipando stasera alla lezione all'8 quarto, apprezzerei moltissimo. E dunque ci vediamo Blin Eder stasera, una lezione speciale, particolare, su Miriam Mandia, su la Shira e altro. Un abbraccio forte a tutte. Moadim le simcha, chagim uzmanim le sasson, mi raccomando. Grazie, ciao. Fantastiche, ciao ragazze.